Eder. Mech. Pallister. Non critico l'ordinanza del GIP, ma continuo a lamentare un'incompiutezza delle indagini da parte del PM. Colgo l'occasione per fare un appello prima che la procura chiuda le indagini. Che vengano svolti tutti gli accertamenti richiesti affinché si possa affrontare un dibattimento serenamente, avendo verificato tutto ciò che si poteva verificare. Mettendo in condizione il giudice di avere un quadro completo, sgombrando il campo da qualsiasi ipotesi alternativa. Non dico che la procura ha sbagliato, ma che le indagini sono incomplete. La perizia sulla dinamica dell'incendio era importante, ad esempio. Se la procura decidesse di chiudere le indagini, ci porterà a presentare le stesse richieste al giudice del dibattimento. In ultimo, in punta di piedi, voglio rammentare che il mio assistito, Negrini, subisce ancora oggi l'iscrizione nel registro degli indagati. Sollecito affinché sia assunta una decisione. Non abbiamo appesantito o ritardato le indagini, che ricordo sono iniziate solo ad aprile. Questi accertamenti sono i primi che avrebbero dovuto essere svolti, a partire dalla dinamica incendiaria ad oggi sconosciuta. Ma ci aspettavamo che quantomeno un accertamento sul circuito stampato trovato in auto fosse fatto, in quanto due mesi fa proprio la procura, per sua iniziativa, ha fatto scandagliare dal gruppo subacqueo entrambi i laghetti di Fossa di Concordia per cercare il dispositivo telefonico della signora Neri. Quei famosi circuiti recuperati inizialmente, che sembravano appartenere al telefono della vittima, non erano risultati tali. Quindi, nel momento in cui ritrovi un circuito stampato, definirlo pezzo di ferro lo reputo assolutamente approssimativo. Il cellulare di Alice si è mai spostato dall'auto? Oppure qualcuno lo ha preso? E che importante saperlo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.